pensa di questo premio e soprattutto se ha un aneddoto da raccontarci che possa essere ricollegato ai legnanesi, visto che questa sera saranno ospiti. Il tema di questo strano e improvviso ricordo di io giovanissima che prepara uno spettacolo al Castello Sforzesco con Lamberto Bugelli dal titolo Lo Stordito di Molière, fatto in una chiave un po' molto ironica e di invenzioni. A un certo punto il regista mi dice che a lui andrebbero bene i costumi della Compagnia dei Legnanesi. A questo punto sono venuta a Legnano, vagamente me lo ricordo di essere entrata in una sala dove c'erano appesi tutti questi costumi di repertorio loro e c'erano delle cose bellissime, solo che alla fine non le abbiamo usate perché il tipo di regia andava in tutt'altra direzione. Però è curioso questo legame, io sono qui stasera per questo premio e comunque ricordo la mia gioventù con l'interesse per i legnanesi, che poi ho seguito, ho visto tanti spettacoli dei legnanesi e mi hanno sempre interessato e divertito. E noi la ringraziamo per la sua presenza, sicuramente un valore aggiunto a questo premio. Tra l'altro sappiamo che lei ha una passione particolare anche per il balletto e non solo magari per la prosa. Soprattutto. Se ci vuole raccontare qualcosa magari che la lega nei ricordi a... Beh, io del balletto ho cominciato alla Scala, per pura fortuna, per pura casualità, ho cominciato ad amare il balletto e poi nel corso degli anni ho fatto molto estero, soprattutto Giappone, Corea, Francia, e devo dire che l'incontro con queste realtà teatrali a noi lontane, soprattutto le orientali, mi hanno cresciuto moltissimo perché diventava comune il linguaggio per risolvere i problemi della danza piuttosto che di prosa o piuttosto che di lirica, e questo per me è stata una grossa, grossa fortuna, perché sui legnanesi in ogni caso io ho fatto i miei percorsi, vedevo gli spettacoli e ho avuto varie opportunità anche di vedere per una scelta tutto il loro materiale di costume, dei loro spettacoli, e questo mi emoziona tanto perché è un filo legante di proprio emozioni teatrali in varie dimensioni, in vari settori.